di nostro interesse però questa zona qui. Incredibile! Allora questo è l'oceano di cui parlava Kraden! No, questo è il mare. Karagol è un mare chiuso, quindi tecnicamente non è un oceano. Un vero oceano è talmente aperto... È totalmente aperto, scusami. Sì, ma è del tutto simile alla descrizione di Kraden. Beh, non so chi sia questo Kraden, quindi fa niente. Un giorno o l'altro voglio vedere un vero oceano, Jeko. Grazie dell'aiuto, scusalo, Era impaziente. Dunque. Volete i biglietti per la nave? Vediamo, siete in quattro, quindi in tutto fanno 600 monete, va bene? Certo. Bene, ecco i vostri biglietti. Jeko ottiene i biglietti della barca. La strada della seta è chiusa poco più avanti. Tutti quelli che provano a proseguire ritornano presto indietro. Oh, che peccato, ma guarda un po', c'è un Dijin lì. È un bel guaio, la strada della seta è chiusa e il biglietto della nave è troppo caro. Beh, 600 diviso 4 sono 150 monete, non è neanche così esagerato. Prendete la nave? Quando attraccate a Tolby, potete riferire per favore un messaggio a mia figlia? Sua mamma le manda a dire che non può andarla a trovare perché i biglietti sono cari. Vabbè. Finché non arriva il gruppo di turisti si può salire liberamente sulla nave. Va bene. Oggi dovrebbero esserci molti turisti sulla nave. Il controllo dei biglietti inizierà quando saranno arrivati i partecipanti della gita. Va bene. Con tutti questi passeggeri non so se potremmo imbarcarci. Ho alcuni dubbi. Prima appunto di imbarcarci voglio vedere... Esatto, se c'è qualche oggetto in giro e c'è una noce. Buongiorno. Non abbiamo tempo per assoldare dei mercenari, è troppo tardi ora. Ma non possiamo far salpare la nave senza arruolare alcuni guerrieri. Altri guerrieri. Mi domando se non ci siano altri guerrieri affidabili qui in giro. Un'occasione per guadagnare qualcosa, sarebbe un peccato farcela sfuggire. Se non salpiamo ora sarebbe come ammettere che paura Kaja. E ciò non accadrà, non permetterò che accada. Quindi hanno bisogno di qualche guerriero. Ciao, sono un qualche guerriero. Altro oggetto dentro una cesta. 23 monete, vabbè. Niente di che. Vediamo di sotto. Sono i rematori, buongiorno. Appena arriveranno gli ordini potremo partire. Questo tamburo serve a far remare tutti a tempo. Un, due, un, due. Se scendiamo di qua invece, ci sono tutti i viveri. E infatti... Ah, una medaglia di gioco, ti giuro che pensavo fosse un'altra noce. A quante medaglie di gioco siamo? 6. Bene, questo cos'è, scusami? Ah, il biglietto, madonna mia. Va bene, prima di tornare andiamo un attimo qua sopra. Va che bello. Il mare. Madonna quanto è bello andare in nave. Vorrei tornare in crociera adesso io. Va bene, dov'è il gruppo di turisti? Vediamo se si trovano dentro la locanda. Siete voi il gruppo di turisti? Una volta all'anno tutti vogliono andare a Tolby. Ma a Tolby non c'è solo il Colosseum, ci sono anche le cascate di Tolby per esempio. Tu invece? Se partecipi alla gita sbrigati a mangiare, stiamo per partire. Sì, partiamo allora. Forse devo parlare con tutti? Ah, ecco, dovevo andarmene. Ok, mi sentite tutti? Fermiamoci qui. Eccoli lì, infatti. Perché ci fermiamo in un posto simile? Sì, dobbiamo sbrigarci, saremo in ritardo per il Colosseum. In ritardo per il Colosseum? Non possiamo. Non ce la faremo mai. Abbiamo pagato fior di quattrini per il Colosseum, non possiamo arrivare tardi. Andrà tutto bene, state tranquilli. Tu smetti di lamentarti. Stiamo soltanto controllando che non manchi nessuno. Dovrebbero esserci tutti. Ma se manca qualcuno saremo noi a mancare all'appuntamento. Se manca qualcuno, pazienza, basta sbrigarsi. Oh cielo. Bene, iniziate a contare, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci sono tutti. Cosa? Chi manca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cazzo, chi è che manca? No, ne manca uno. Dove diavolo si sarà cacciato? Ma a chi ti riferisci, scusami? Ma che succede? Perché non partono verso Tolby? Ehi, qui ci sono molte persone che vogliono vedere il Colosseum. Molte, siete in 8. Che succede? Perché le guide stanno andando avanti e indietro? Su, perché non andiamo una buona volta?
Ho sentito dire che sulla strada per Tolby c'è stata una frana. Abbiamo pagato fior di quattrini per poter vedere il Colosseum. Dobbiamo decidere se dopo essere andati a Tolby proseguiamo per il Colosseum. Ma quindi partiamo a cosa? Proprio mentre partiamo ci vengono a dire che dobbiamo salire su una nave. Non sopporto le navi. Se l'avessi saputo non sarei mai venuto. È una vergogna che un uomo come te non possa salire su una barca, Uranos. Basta, non possiamo perdere un minuto di più. Non possiamo? Cosa intendi dire? Non eravamo tutti d'accordo che non si può aspettare chi è in ritardo? L'hanno capito tutti. E allora dov'è il problema? Perderanno la nave se aspettiamo ancora. Perdere la nave? Non voglio neanche pensarci. Con tutti i soldi che abbiamo pagato, non possiamo non arrivare prima che inizi il festival. Va bene, si attacchi il cazzo quello che è rimasto indietro. Andiamo! Sì, andiamo! Andiamo! Ok, seguitemi, restate in fila! Ma poi, boh, a chi si riferisce? A noi? A qualcun altro? Boh. Ecco, lo sapevo che era il vecchio del gruppo. Dove cazzo sono andati tutti? Dove si sono cacciati tutti gli altri? Di là, cioè, di là per te. No, non posso credere che mi abbiano lasciato qui. Oh no, dovrò sbrigarmi. Corri vecchio, corri. Ovviamente l'ultimo, sempre in ritardo, sempre un anziano. Cazzo. Dobbiamo sbrigarci anche noi o la nave, ciao ciao. E detto ciò, si sale sulla nave. Biglietto prego, mostratemi il biglietto. Grazie, salite a bordo, salperemo fra poco. Oh, e siamo sulla nave. Mi chiedo cosa possa essere successo. Vuoi ancora attraversare questo mare pericoloso? Sarebbe un peccato perdere tutti questi passeggeri. Kaja, cosa dicono i rematori? Non hanno paura, non ci sono problemi con loro. È solo che... È solo che cosa? È solo che se appare un gruppo di... quelli mentre attraversiamo il mare, non so se potranno affrontarli da soli. Dovrei farlo, Kaja, tu sei l'unico che posso far lottare. Come sai, i rematori non potranno combattere, saranno occupati a remare. Non c'è altro da fare, salpiamo. Ma che dici? Se salpiamo, ora non arriveremo mai più a Tolby. Non correremo rischi, abbiamo un amuleto portafortuna. Un amuleto, capisco, intendi quel piccolo ciondolo a forma d'ancora. Quella piccola ancora ci ha sempre protetti da ogni pericolo. Capitano, non scherzare, questa è una stupida superstizione. Andrà tutto bene, vedrai. Anche se non troveremo mercenari che ci difendano, quel piccolo ciondolo ci proteggerà. E va bene, andiamo, prepariamoci a salpare. È grandioso, stiamo per salpare. Quello stupido ciondolo, non ne sarei poi così troppo convinto. Vado a rubare quel ciondolo. Non ho fatto niente. Davvero. Sospetto, eh. E guarda caso il ciondolo che era lì, puff, è scomparso. Siamo in partenza, ci scusiamo per il ritardo. Rilassatevi e godete il viaggio, salperemo fra pochi minuti. Ah, rischio di dire sempre le stesse cose, ripeto, non ho fatto niente. Ho nascosto il ciondolo a forma d'ancora. Chi vuoi che guardi in cima all'albero della nave? Lo faccio io. Eccolo qui. Capitano, è il momento di salpare. Se io non fossi finito di sotto. Se non salpiamo immediatamente, scendo dalla nave. Sì, ma partiremo prestissimo, abbiate un po' di pazienza. Che vuol dire prestissimo? Voglio sapere cosa vuol dire prestissimo. Oh, mamma mia, quanto siete antipatici. Vuoi sapere quando? Beh, voglio andare al Colosseum. Sai, il mio amico Uranos ha paura di viaggiare in nave. Uranos? Ma è enorme! Non ho paura, soltanto non mi piace l'acqua. Preferirei essere morso da ragni velenosi piuttosto che andare per mare. Ragni, hai detto? E pensa che persino Uranos è ansioso di prendere il largo. Beh, se non salpiamo ora, quando mai partiremo? Mamma mia, che peso al culo che siete! È una domanda a cui non potresti rispondere? Andiamo, Uranus. Andiamo? Dove? Andiamo a piedi, nella cabina del capitano, e dove se no?
E che ci facciamo nella cabina del capitano? Gli diciamo di salpare. E se si rifiuta? In quel caso faremo del nostro meglio per convincerlo. Mi spiego, Uranus? Ma è una pazzia! È un'idea grandiosa, conta su di me. Oh, non voglio nessuna violenza. Fammi indovinare. Oh no, non posso partire senza il mio portafortuna. 3, 2, 1. Che c'è? Volete vedere anche voi il capitano? Volete far partire la nave? Non possiamo partire con il mare così pericoloso. Cos'è stato? Non ce ne importa nulla. Noi abbiamo pagato e ora vogliamo vedere la nave partire. Ma un attimo fa il capitano ha deciso di salpare. Allora si parte. Sì, sono iniziate l'operazione di partenza. Beh, forse siamo stati un po' troppo precipitosi. Bene, quando siete pronti fate partire la nave. Permesso. Un mare pericoloso, hai detto così, vero? È pericoloso là fuori, è per questo che non vuoi far partire la nave? Sì, è così, in questo momento il mare è pericoloso, ci sono dei mostri. Mostri, hai detto? Attualmente nel cargo ci sono creature mai viste prima in questo mare. Pericolose? Alcune sono salite addirittura a bordo e hanno attaccato l'equipaggio. Allora sono pericolose. Temiamo che l'altra nave sia stata attaccata. Con tutti questi mostri in giro vi servono buoni guerrieri. È senz'altro pericoloso, ma la nave è ok. D'altronde noi saremo lieti di aiutarvi contro i mostri. Ah, davvero? Ehi, Uranus, pensavo che... Dobbiamo arrivare in tempo al Colosseum. Se facciamo tardi, non ci fanno entrare. Questo è vero, ma... Beh, forse ci puoi dare una mano anche tu, Sin. Davvero? Davvero ci aiuterete? Ehi, io sono un uomo di parola. Se ho detto che vi aiuterò, ve lo farò. Con l'aiuto di tutti questi ragazzi, la nave non dovrebbe correre rischi. Bene, ora possiamo salpare? No, prima dobbiamo proteggere i rematori. Proteggere i rematori? Voi avete bisogno di guerrieri. Hai qualche idea? Ho visto dei guerrieri tra i passeggeri sul ponte inferiore. Pensi che potrebbero darci una mano? Se sono di Angara, lo faranno. Con loro aiuto saremo invincibili. E inoltre abbiamo ancora l'ancora portafortuna. Non c'è più. È scomparsa. Cosa? La preziosa ancora del capitano. L'ancora? L'ancora portafortuna? Ah, quella. E dov'è il problema? Era solo un inutile gingillo. Come sarebbe a dire? Ah, quella. Quell'ancora ha protetto la mia nave per anni. Stai parlando di quella decorazione, no? Anche se trovassimo dei guerrieri, non ce la faremo mai senza quell'ancora. No, non partiamo. Ma sei appena detto che stavamo partendo. L'ho detto prima di sapere di aver perso quell'ancora. Ma insomma, tutte queste storie per un gingillo. Gingillino, ma dormivi mentre parlavo? Non è una stupida decorazione, è un ciondolo portafortuna. Questa nave non salperà finché non l'avremo trovato. Già fatto. Ma che problema c'è? Abbiamo dei guerrieri a proteggerci. Forse non avremmo dovuto prenderlo. Ehi, ehi, voi, cosa ci fate qui? Avete sentito quello che ha detto il capitano? La nave non parte. Capitano, ho trovato il suo gingillo. Ci mancava anche di perdere il ciondolo portafortuna. Questa nave non salperà finché non l'avremo trovato. Tenga. Ehi, la mia ancora portafortuna. Ma guarda, mi avete ritrovato il ciondolo portafortuna. Era in cima all'albero, ma come ha fatto a finire lì? Io non so cosa dire. Grazie, ora possiamo salpare. Che sollievo, ora possiamo salpare, vero, capitano? Non ancora. Non ancora? Che problema c'è? Il mare di Kalgor è pieno di mostri. Ma allora non... Beh, è proprio come ha detto Sien. A questo punto dobbiamo proteggere il ponte. Ci serve qualcuno che protegga i rematori. Sien, si direbbe che tu abbia in mente qualcuno. Beh, sì. Qualcuno che può aiutarci, chi? Quei guerrieri, ecco chi. Ciao, siamo in quattro. Sembrano piuttosto giovani, ma so che possiamo contare sulla loro forza. Beh, se la mettiamo così, proviamo, perché no? Non ho nulla in contrario.
Che ne dite di unirvi a noi per aiutarci a difendere la nave? Allora ci aiuterete? Ciò significa che si può finalmente salpare. Finalmente, tra l'altro. Ah, bene, allora la nave sta per salpare. Rimane una sola cosa da fare. Oh no, che altro c'è? Servono volontari in caso d'emergenza possano remare. Che cosa? Vuoi chiedere ai passeggeri di remare? Beh, senza rematori la nave non si muove. Nessun problema, penseremo noi a quello. Un attimo, voi dovete già pensare a proteggere la nave. Dovremmo chiedere l'aiuto degli altri passeggeri. Perché non chiediamo ai passeggeri che partecipano alla gita? È una follia. Ogni idea è buona se serve a proteggerci, anche quelle più strane. Beh, allora andiamo tutti nei nostri posti, si parte. Ma pensa che non so neppure come ti chiami, me lo dici? Certo. Ah, Geco, bene Geco, sarà un piacere collaborare con voi. Bene Geco, dai ragazzi, facciamo partire questa nave. Yuhuu! Alla partenza della nave. Lungo il viaggio potrebbe succedere di tutto, occhi aperti. Va bene, andiamo. Bene, ora che è tutto sistemato possiamo partire? Ora che abbiamo il vostro aiuto potremo finalmente partire. Ma convincere gli altri passeggeri a remare non deve essere facile. Beh. Prima di poter partire dobbiamo promettere di essere disposti a remare. Ma speriamo che non sia necessario. Ma certo che posso remare se necessario. Fare di tutto per lasciare questo molo. Beh. Allora proviamo a rientrare dentro. Allora signori, dovete remare. È inutile che rompete le palle, è così e basta. Avete tutti spontaneamente consentito ad aiutarci, perciò se sarà necessario conterò sul vostro aiuto. Non l'avrei mai detto, mettermi a remare alla mia età. Non credo che questi guerrieri saranno felici di sentirsi ordinare di remare. Che ne dite, ci scambiamo i compiti? No. Sapevo che l'avresti detto così. Bene, per me remare non è un problema. Tutti quei soldi per i biglietti ora dobbiamo remare, è una pazzia. Eccoci qua. Stiamo prendendo il largo anche se l'altra nave non è arrivata. Chi proteggerà la nave dai mostri marittimi? Io, Uranus e Sins sul ponte e... questi quattro ragazzi, Geco e i suoi compagni qua giù. Potremmo contare su di loro? Geco e i suoi compagni hanno lottato anche più di me, non c'è proprio nulla di cui preoccuparsi. Kajo, se lo dici tu ci fidiamo. E che succede se uno di voi non potrà più remare? Beh, non saprei, che succede in quel caso? Un altro passeggero aiuterà a remare. I passeggeri? Nessun problema, ho già parlato con tutti i passeggeri. Vabbè, se lo dice lui. Chi andrà a dare gli ordini quando sarà il momento? Bella domanda. Tu dovrai andare a scegliere un sostituto e portarlo qui. Va bene. Remare è un lavoro di squadra. Bilancia sempre le due squadre. È vero, per remare bene è importante essere bilanciati. Bene, ora conosci gli ordini. So che farai del tuo meglio. Va bene. Siamo pronti a salpare. Va bene. Preparazione completata. Mare libero. Esatto, rotta della nave libera. Oh. Bene, il portafortuna è qui. Bene, molliamo gli ormeggi. Remate a tutta forza! E un, e due, e tre, e quattro. Quelli però mi sembrano un po' fuori tempo, eh?